Ma buongiorno amici! Oggi è un bellissimo giorno perché ci sono io che sono venuta qui ad aiutare ancora i boys! Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati in un nuovo super video. Come avete detto dal titolo, c'è anche Claudia, ve l'avevo detto negli scorsi video che sarebbe tornata. Io faccio solo piccole cose, quando hanno bisogno di qualcosa arrivo io, giustamente. Vabbè, all'occorrenza. Il bel lavoro lo state facendo voi. Adesso direi di entrare dentro, fare un breve recap dei lavori che abbiamo fatto fino adesso per quelli di voi che si sono persi gli scorsi video. E poi dopo dovremo rimontare su un po' di mensole pesanti, giusto? Sì. Vediamo perché è forse l'ultimo pezzo più grosso da rimontare. Poi dopo tante piccole cose mancano. Dai che sta finendo, finendo, siamo agli sgoccioli. Sì ragazzi, si muore di caldo comunque. Esatto, sentite le cicale anche. Se vi ricordate ragazzi, qua la zona è tutta finita, tutta rimontata. Abbiamo rimontato anche la mensola con la zanzariera eccetera. Ma adesso, visto che c'è qua Claudia, direi di fargli fare un bel check di tutti i lavori che sono stati fatti. Così vediamo la sua reazione, se approva, se non approva, se ce li fa rifare. Beh, se ce li fa rifare no, anche no, però vediamo che cos'è che ci dice di tutti i lavoretti fatti. Allora accendiamo la centralina, se così si può chiamare centralina. Guardate qua, è ancora un po' tutto disfato. Allora Claudio, c'è una sorpresa che abbiamo ultimato io e Moreno qua in zona Gavone. Se ti ricordavi, durante i nostri viaggi era sempre un po' buio qua nel Gavone quando si andava a frugare con le cose. Ebbene, abbiamo risolto il problema. Adesso al mio 3 ti dirò di cliccare su un pulsante e vedrai cosa succede. 3, 2, 1. Boom! Clicca. Quale? Sul pulsante. Qui? Sì. Wow, che bello, finalmente. bella, bravissimi. Gran bel lavoro, finalmente, così almeno quando siamo sotto al Gavone, così che dobbiamo prendere le nostre sprovviste o qualcosa, finalmente possiamo vederci. Qua avete visto la reazione di Claudia al nostro piccolo lavoretto, ma ce n'è anche un altro, vieni, sali su. Non è ancora terminato, nel senso che manca il pulsante, quindi adesso diciamo che una volta che si accende la centralina si accende subito, però guarda, vieni. Il bagno, ah wow! Che bello, sta bene. Come illuminazione ci sta, anche perché se ti ricordi noi avevamo solamente... Sì, illumino da morto. questa qua. Adesso però abbiamo anche la striscia LED che ovviamente adesso c'è il sole, si vede o non si vede, però immagina qua di sera. Più luminoso. Quindi ti piace anche questo? Yes, top, bravissimi. Adesso ragazzi infatti l'abbiamo posizionata la striscia LED che passa poi dopo qua dentro. Qua ci manca la parte sotto del mobile e proprio in corrispondenza qua metteremo il pulsante per l'accensione, così avremo due accensioni separate, da quella di serie e invece da quella aftermarket, chiamiamola così. Ma le sorprese non sono finite, ancora ti avevo accennato qualcosa a casa, ma qua in zona cucina abbiamo altri pulsanti ai quali accedere qua in zona cucina. Allora, se tu guardi proprio nella zona qua, questi qua c'erano anche prima, solamente che se tu ti ricordi avevamo solo quella, la presa 220. Qua abbiamo aggiunto due pulsanti che appunto c'era il buco e li abbiamo riempiti. Uno è per l'accensione della pompa, perché adesso è quella esterna. E l'altro invece è un'accensione che andiamo a cliccare il pulsante e si illuminerà qualcos'altro. La zona di illuminazione sarà qua sotto, quindi ci troveremo una striscia LED come quella del bagno, come quella del Gavone, però nella zona corridoio, quindi dovrebbe andare bene. Per la notturna. Quella d'ambiente. Quando devi far pipì. Dobbiamo ancora ultimarla, oggi faremo anche quella. Bene. Ma adesso non ci perdiamo d'animo, perché dobbiamo rimontare su un mega pensile. Lo so. Andiamo. Quindi rimbocchiamoci. Beh, le maniche non ci sono. E andiamo. Ecco i ragazzi forzuti che stanno arrivando. Allora Claudia, i rubinetti ad esempio tu li hai visti in foto ma non li hai visti ancora dal vivo, quindi adesso facciamo un tour, che vabbè qua ci vuole tanto per fare un tour, sono tanti metri, per il rubinetto della cucina e il rubinetto del bagno, ma poi c'è anche il miscelatore della doccia che è una cosa che... Ecco, io ti ho rotto le balle per mesi adesso. E adesso finalmente dovrebbe esserci, quindi vieni con me e vediamo che cosa ne pensi. Io direi di partire dalla cucina così vediamo un attimino e dici le tue impressioni a caldo. Il rubinetto è tanta roba, come dici te,
molto molto bello, è regolabile, è morbido e quindi guarda, ti posso fare anche gli scherzi se sei fuori, sì, lo lancio di là e apro l'acqua e ciao, okay. Vabbè, dai, così almeno no, riusciamo... beh, è più manneabile, poi è figata anche la storia del filtro, così almeno puoi tu e Mac potete bere l'acqua, io sono un po' più sofisticata, la bevo minerale, ci sta tanta roba, sì molto. Che poi molto. Dopo ti dicevo che l'avevo messo qua dove c'è il rubinetto della cucina, perché se lo mettevo a monte perdevamo tutta la pressione. Esatto. Sì. Quindi avendolo messo qua abbiamo perso un pochino la pressione del rubinetto della cucina, però vabbè, tanto non è che dobbiamo avere una cascata, infatti, una fontana, ecco. Infatti, tanto serve giusto per lavare i piatti, quelle cose lì. Frutta, cose così. E poi lì nel bagno che abbiamo un po' di robe smontate, esatto, c'è sì, quella sì, del sì. bagno. Com'è che è? Sì, no, bello. Beh, sono come quelli di casa, Non ha la cornetta, ma tanto no, comunque la cornetta, perché abbiamo fatto il miscelatore. Quindi si può mettere fuori, fare le docce fuori, lavare i Mac fuori, lavarci anche noi fuori e dentro, logicamente. Spettacolo. Va bene. Dai, sì. No, almeno è comodo, lì non dobbiamo ogni volta tirare fuori le braccia dalla tendina, fare il lago d'acqua, eccetera. Deve andare bene per forza, perché non la rifaccio come lavoro. Ah, no. Va bene, va benissimo. Mio papà, basta, ha finito la pazienza. Infatti, santo moreno. Sì, ma poi non hai visto la pompa nuova e il vaso d'espansione, è un po' una roba tecnica, Sì. Però ho occupato uno spazietto che ci sta nel piccolo armadio. La Shurflo con il suo filtrino. Ok, sì. Quindi praticamente l'acqua entra da lì, sì. E tra l'altro abbiamo fatto anche un rubinetto di chiusura. Ho visto, del generale. Infatti, sì, buono. Quindi succede qualcosa, infatti, c'è da cambiare. Bravissimi. Entra nella pompa, esce, va nel vaso di espansione per evitare i colpi, pam pam pam, così, cioè i colpi da rete li evita. E poi da lì va tutto nel sistema ed è praticamente uguale a prima. Però almeno è più potente rispetto a quell'altra. Ti ricordi che l'avevamo bruciata in Francia? Sì, mi ricordo. Dovremmo aver ovviato alle prestazioni della pompa. Intanto, sopra di te, cos'è che abbiamo rimontato, Claudia? Ce l'abbiamo fatta! Ta-da! Sì, ci abbiamo messo un po', però ottimo lavoro anche qua, super bravi. È tornato tutto come prima, ragazzi. Ah, attenzione, anche qua Claudia, c'è una piccola scatoletta di derivazione con il cavo del 12 volt, sì. Che è collegato direttamente alle luci del camper, perché qua sotto farò un piccolo forellino, oppure magari se riesco non lo faccio. Metteremo LED anche qua? Metteremo una striscia LED qua in fondo ai piedi con un pulsante. Oh yes. Così si può avere l'illuminazione anche lì, insomma, oltre ai classici faretti che ti ricordi che arrivavano da qua. Sì. Sì, noi avevamo la catena di luce anche, quella lì l'hai tolta e messo il LED. Sì. Ok, va bene. Almeno è meno volante come cosa, un po' più fissa, ecco. Sì. Ha provato ragazzi, bravissimi. Ma adesso tu scappi perché c'è altro da fare, Claudia. Sì, c'è Mac a casa. Ma ti ricordo che noi dobbiamo decidere anche dove partire in agosto, dove andare, cosa fare. Quindi esatto. Mi raccomando. A cosa? A noi due, perché dobbiamo trovare una meta. Scriveteci qua sotto dove possiamo andare quest'estate al mare. Consiglio. Quindi a questo punto da Claudia, Andrea, ma me che non c'è, fa niente, no. È tutto. Io e mio papà adesso andiamo a mangiare qualcosina e poi continuiamo. Non fate tardi. È un po'. Questo è un po' difficile da garantire, sotto il sabato e domenica ormai da mesi è. Lo so. È camper service. Ormai sì. Allora, comunque finiremo. Va bene. E quindi Claudia, ci vediamo nei prossimi video. Sì. Perché loro mi chiedevano, fammi vedere Claudio, facci vedere. sembrava ragazzi che la tenevo nascosta, che l'avevo imprigionata da qualche parte. No. Non sono venuta per non rompere tra virgolette, perché sai, in tre già sul van è un pochino, ecco. Quindi ho detto fate voi, quando avete bisogno, quando volete, io ci sono. Infatti ogni tanto mi hanno chiamato per piccole cosine. Me lo godrò dopo, quando sarà tutto finito, tutto in ordine, poi lo pulirò e almeno poi dopo partiamo. Va bien, dai. E riniziamo la vita sul van. Yes, ci vediamo stasera. Perfetto. Ciao, buona serata. Noi ci vediamo dopo pranzo, ciao, ragazzi. Ciao. Secondo giorno di lavoro, Claudia se n'è andata, adesso facciamo un recap, siamo andati abbastanza spediti, voglio farvi vedere cosa abbiamo fatto fino adesso, manca davvero poco, manca sempre meno, però qualcosina c'è sempre da fare ragazzi. Zona del letto l'avete vista, tutta su, senza nessun tipo di problema, abbiamo finito di mettere su tutte le viti, abbiamo ristabilito
le connessioni 12 volte, anche 220, quella che aveva fatto Emiliano, che portano la 220 in questa presa qua che ce l'avevamo fatti mettere. Le viti sono entrate senza problemi, quindi tutta questa parte è stata ristabilita come in origine. Cosa molto importante, siamo andati super avanti con il bagno, abbiamo rimesso su il lavandino, ormai è stabile, il rubinetto idem, mensolina superiore anche questa super stabile, super agganciata. Quello lì è un vano che dopo va chiuso, ma ci abbiamo giusto uno sportellino, per il momento lo lasciamo aperto. Mancano, che lo facciamo oggi, le due mensoline da andare a mettere in corrispondenza appunto alle due altezze, una qua e una in basso, che sono appunto le mensoline che noi utilizziamo solitamente per appoggiarci un po' di tutto. E dopodiché direi che il bagno è finito, però abbiamo apportato una gran bella cosa, prima con Claudio ve l'abbiamo fatto vedere, adesso ve lo spieghiamo nei minimi dettagli. Infatti, come potete vedere alle mie spalle qua, si è accesa una luce, i vetri sporchi vanno puliti, tutte le ditate, però è la striscia LED che abbiamo messo ieri. L'abbiamo collegata con un filo che va qua sotto tutto nascosto, che l'avevamo portato sempre qua dietro al 12 volt nella presa originale, però abbiamo distinto le due cose in modo tale che possiamo accendere una e spegnere l'altra in maniera indipendente. Per il momento abbiamo effettuato un foro qua dove ci andrà il pulsante, al momento l'interruttore non ce l'abbiamo ancora perché non è ancora arrivato, dovrebbe arrivare settimana prossima e quindi lo metteremo su, in modo tale che accendendo qua possiamo accendere e spegnere anche la seconda luce LED. Per le strisce LED però devo salutare e ringraziare giustamente il mio fido collega che lavora in Campertus, che tanti di voi lo conoscono, Andrea, che mi ha le ho fornite io le strisce LED prese su Amazon, se volete vi lascio il link qua sotto. Però il collegamento super, guardate qua che collegamento che ha fatto col termorestringente, speriamo che metta fuoco, eccolo qua, è fatto meglio di come me le hanno vendute. Più che altro perché ho preso una striscia LED di 5 metri, gli ho dato le misure, lui ovviamente l'ha tagliata, perché vi ricordo che le strisce LED vanno tagliate, per quelli di voi che non lo sanno, in corrispondenza di questi separatori qua di rame, perché sennò per forza di cose non funziona più, e mi ha fatto tutte le misure ad hoc, quindi adesso le andremo a posizionare nel camper, perché non sono finite, ne abbiamo messa una in bagno, una qua nel gavone, una qua sotto, guardate un po' schiacciando il pulsante come si accende, spettacolare, guardate qua un po', tutta sotto la cucina, terzo cassettone della cucina. Poi oggi andremo a posizionare un'altra striscia LED qua in fondo sui piedi del letto sotto la mensola, in modo tale che anche qua la possiamo illuminare, ed effettueremo un buco in questa posizione per il pulsante. E poi per ultimo ma non meno importante andremo a posizionare sempre oggi una striscia LED qua per illuminare tutto questo vano qui, che un po' è il vano tecnico per quanto riguarda pompa e vaso di espansione, ma quando poi dopo lo andremo a coprire con una botola questo rimane come era, quindi un armadio. Per il momento noi abbiamo sempre utilizzato queste lucine qui a batteria, però diciamo che cadevano, non erano molto performanti eccetera, quindi andremo a mettere una striscia LED qua con un interruttore qua fuori, in modo tale che lo potremo accendere prima di andare ad aprire l'armadietto, quindi sarà tutto illuminato. Adesso però non ci perdiamo d'animo, strisce a LED a parte, continuiamo con il montaggio del bagno e poi proseguiamo con tutti questi lavori. Ah, attenzione, mi sono dimenticato di una piccola cosa, oggi andremo a rimettere su e quindi a terminare definitivamente anche la zona cucina, quindi rimanete con noi fino alla fine perché ci sarà da divertirsi. Ma in tutto ciò abbiamo visto Claudia, avete visto me, ma non abbiamo ancora visto Moreno, perché era da ieri che era all'opera a fare, disfare, sistemare, quindi ciao Moreno. Ciao ragazzi, ieri ero nel backstage del van che dovevo sistemare tutta l'attrezzatura per quello che stiamo facendo. Comunque ci sono, mi sto rimettendo alla grande e andiamo avanti, dai, andiamo avanti che non ci manca molto, forza! Anche la cucina è stata rimessa su completamente tutta con il suo pensile, guardate un po', gli abbiamo aggiunto anche una parte di Armaflex qua dove c'era la giuntura tra il pannellino sopra e lo schienale.
L'unica parte che è rimasta fuori sono queste, con queste viti qua dentro come erano prima, ma più che altro perché questa zona, se vi ricordate, è la zona tutta di cablaggio che io ho intenzione di rifare molto più ordinata, molto meglio, quindi aspettiamo, sarà l'ultima cosa che andremo a fare insieme poi ovviamente al doppio pavimento, che qua c'è una sorpresa. Quindi continuate a seguirci anche nei prossimi video, perché se abbiamo tempo, e lo sto dicendo con un se ma forse ce l'abbiamo, prima di partire c'è una sorpresa qua nel doppio pavimento, quindi prima di richiudere il tutto faremo dei grossi cambiamenti e sfrutteremo tutto il doppio pavimento. È ancora una cosa un po' working project, mettiamola così, dobbiamo capire gli spazi, capire tutto, però forse ce la facciamo, ragazzi. Adesso però, visto che anche la zona della cucina è stata fatta, adesso qua la chiudiamo tutto bene, quindi siamo a posto, dobbiamo dedicarci alla parte, aspettate che sennò cado, alla parte qua dietro. Quindi dobbiamo fare il cablaggio e tirare la striscia LED tutta qua nella zona, forare qua sotto, quindi fare una predisposizione che poi dopo andremo a collegare, perché i pulsanti, gli interruttori ancora non ci sono arrivati dal fornitore, li ha finiti, quindi dobbiamo ancora aspettare. Quindi facciamo questa cosa qua, prendiamo le misure anche per coprire questa zona, più che altro perché allora il pannello che andrà sopra rimarrà sempre lo stesso, però avendo messo queste due componentistiche qua ci siamo alzati, quindi lo spessore è leggermente variato, quindi dobbiamo metterli sotto degli spessori per alzare il fondo dell'armadio di un centimetro più o meno, forse neanche, in modo tale che non va a toccare contro il top della surfer del vaso di espansione, ma riusciamo lo stesso a coprire il tutto. Prima però di far questo rinfiliamo un paio di viti nei deviatori qua della truma, perché li avevamo tolti per spostarci tutto, facciamo un po' di cable management qua con le fascette e tutto il resto sistemiamo, e poi dopo siamo in bolla per riuscire a prendere le misure per il pannello inferiore. Presa, accendisiga, rimessa per poter collegare il frigo quando ce l'abbiamo qua in zona gavone, guardate un po', e invece di qua abbiamo fatto un interruttore per comandare le luci all'interno del gavoncino qua. Qua dietro abbiamo usato il termorestringente per andare a chiudere positivo e negativo per la presa 12 volt. Adesso però, per farvi vedere, collegheremo il frigo a questa presa a 12 volt. Mio papà è già là seduto, così collega il positivo e il negativo direttamente in bus bar, così vi faremo vedere il tutto. Innanzitutto adesso appena lo collega, eccolo qua, è partito il frigo, 12 gradi, quindi abbiamo la corrente. Adesso vado a premere anche il pulsante per vedere le luci. Quella, abbiamo anche una super striscia a LED, guardate un po', che illumina tutto il gavone. Adesso ovviamente sfarfalla perché lui sta toccando positivo e negativo, ma abbiamo la corrente. Ragazzi, anche qua abbiamo terminato, almeno quasi. Allora, questa qua è la scatola di derivazione che abbiamo messo noi, collegata al 12 volt. Adesso abbiamo collegato direttamente la striscia LED qua sotto, poi dopo andremo a mettere un pulsante proprio qua, comandato anche dalla domotica. Adesso per il momento abbiamo fatto il buco, però ripeto, stiamo aspettando i pulsanti perché il fornitore li ha finiti. Guardate un po' tutta la striscia LED in fondo ai piedi, fin dove arriva, spettacolo. Siamo riusciti ad entrare qua, che c'era una piccola scanalatura senza bucare, infatti guardate lì. Siamo entrati dentro, abbiamo fatto la giunzione qua, siamo arrivati belli dritti col cavo con la guaina, e poi dopo qua abbiamo fatto il collegamento. Tutto questo bello fascettato, così almeno rimane bene in ordine, non ci rompe le scatole. Adesso mio papà è pronto ad accendere la centralina, però prima andiamo a chiudere i boccaporti qua, qua e anche qua. Ok, così tutto bello al buio, proviamo tutte le strisce a LED del gavone. Vai papà. Boom! Spettacolo, guardate un po' che roba, ragazzi, da parte a parte su tutta la lunghezza. Poi ci giriamo, vai papà, accendi la luce del gavone. Ragazzi, voi cosa ne pensate? Pulsantino del deviatore da quest'altra parte, dai, luce direi proprio che ce n'è, cosa che prima un pochino mancava.
ragazzi, ci siamo, siamo arrivati alla conclusione anche di questo super video. Claudio ha fatto un check di tutto, che è venuto a trovarci. Sì, ed è rimasta più che soddisfatta. Quindi l'importante è quello. Abbiamo avuto dei grossi complimenti, bene, dei grandi applausi per il nostro operato. Molto bene. Qua il tempo dietro di noi, non so se si riesce a vedere, si sta guastando, danno diluvio universale questa sera, quindi noi stiamo smantellando tutto così possiamo recarci a casa. Allora, i lavori, papà, stanno procedendo molto bene, direi. Siamo più o meno in linea con i nostri piani, no? Più praticamente meno. Direi che l'80% è fatto. Beh, dai, che di più dell'80%. Sì, dai, ci manca tutto il discorso adesso di impianto elettrico che Andrea vuol sistemare per andare un po' a ordinare la centrale nucleare che c'è sotto i sedili. Sì, quindi super sorpresa nei prossimi video, non perdeteveli. Dobbiamo ancora richiudere due o tre cose, sistemare due o tre cose, fare una pulizia generale, però tutto sommato, dai siamo... anche questo weekend abbiamo dato una bella botta. Siamo addirittura d'arrivo, dai. Direi di sì. Quindi a questo punto ci vediamo martedì prossimo con, non so se il gran finale o quasi il gran finale, con un camper nuovo. Quello sicuramente. Grazie mille a tutti per essere arrivati fino a qui, continuate a seguirci come state facendo, perché la partenza è imminente. E nulla, dai, alla prossima allora, papà. Grazie a tutti di seguirci e buon tutto. Ciao ciao, ciao ragazzi. Ciao ciao, grazie mille, ciao ciao ciao.